Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffia, la grande raga. Ragazzi, oggi ciambellone straordinario. Sto parlando del ciambellone con carote e panna, una vera bontà. Allora, lo faremo con il Bimby. Come premessa andiamo a tritare 200 grammi di carote già sbucciate, le ho pesate, e le andiamo a tritare nel Bimby. Li facciamo a pezzettini con 160 grammi di succo di arancia. Quindi andiamo a tritare il tutto. Una volta che abbiamo tritato carote e arance, adesso andiamo a inserire 6 uova intere. Inserite le uova, inseriamo anche insieme 350 grammi di zucchero semolato. Mettiamo il suo coperchio. Una volta tritato il tutto, adesso, sempre con frusta in movimento, andiamo ad aggiungere 260 g di panna liquida. Adesso aggiungiamo 2 bustine di vanillina. Andiamo a inserire 100 g di fecola di patate. E adesso 100 g di farina di avena. Che abbiamo inserito tutti gli ingredienti, adesso prendiamo uno stampo da ciambellone bello grande, mi raccomando, perché è bello, viene bello alto questo ciambellone. Lo inseriamo un po' di staccanti oppure di burro con un po' di farina. Io in questo caso ho messo lo staccante e andiamo a inserire il nostro composto dentro. Ebbene ragazzi, mettiamo a 200 gradi forno ventilato per 50 minuti. Ebbene ragazzi, abbiamo sfornato il nostro ciambellone di carota e panna. Adesso ultimo tocco, un po' di zucchero a velo. Una volta inserito il nostro zucchero a velo, adesso vediamo interiormente come è venuto. È sicuramente venuto bello morbido. Ed eccolo qua, ragazzi. Carote e panna. Che ne dite? Detto questo, non mi rimane che salutarvi e ci vediamo ad una mia prossima ricetta. Ciao a tutti!